uno dei punti fondamentali sui quali Leopardi si interroga riguarda la nostra posizione nella realtà. Noi definiamo spesso Leopardi un pensatore pessimista, facciamo bene, questo è vero, però bisogna capire meglio in che cosa consista questo pessimismo e in che cosa consista il modo diverso in cui questo pessimismo viene via via declinato da Leopardi nel corso della propria ricerca. Si parla infatti di un pessimismo individuale, di un pessimismo storico, di un pessimismo addirittura cosmico. Il tema ha a che fare con questa domanda fondamentale. Qual è veramente la nostra posizione di umani nella realtà? Qual è la posizione della nostra vita individuale rispetto alla società che abbiamo intorno? Ed ecco tutta la riflessione, la ricerca di Leopardi sullo statuto sociale delle relazioni umane. Proseguendo una tradizione di pensiero spregiudicata, disincantata, che risale attraverso alcuni filoni dell'illuminismo fino a Hobbes, a Machiavelli e al pensiero antico. E poi qual è la nostra posizione dal punto di vista storico? Cioè che cosa dice la storia degli umani? Che cosa ci permette di capire di ciò che veramente siamo? E infine, qual è la nostra posizione nell'universo? Qual è la posizione della specie umana in rapporto alla natura e in rapporto non solo alla natura presente sulla Terra, ma alla natura cosmica, al grande movimento degli astri, al rivolgersi dei pianeti, delle stelle, dei sistemi, delle galassie? Insomma, questa domanda: chi siamo? Dove siamo davvero? Che posizione abbiamo nella realtà? È una domanda che Leopardi pone a tutti i livelli, da quello più piccolo individuale a quello più grande e cosmico. E la cosa che lo colpisce di più, su cui non smette di riflettere, di insistere, è la paura di rispondersi. Gli umani sono coloro che si pongono delle domande fondamentali su questo, e che tuttavia spesso hanno paura di rispondersi, hanno paura della risposta. Leopardi non crede che questa paura sia infondata e sia sciocca. È una paura che, per esempio, ci porta a farci carico di una responsabilità verso l'infanzia. La verità della risposta, che è una risposta dolorosa, non deve essere rivolta, per esempio, ai bambini. L'infanzia va protetta, dalla risposta. Una delle conclusioni più belle dei canti di Leopardi è quella del sabato del villaggio, no? Quando Leopardi si rivolge ai bambini e dice: non abbiate fretta di crescere. E però non dice perché. Beh, come dire, protegge l'infanzia dal sapere quello che tutto il canto che precede sembra invece dimostrare, che l'arrivo della festa della vita sarà inevitabilmente anche una delusione, così come l'arrivo della domenica è sempre una delusione rispetto alle aspettative del sabato. Cioè, come il nostro desiderio di felicità o il nostro desiderio di piacere, per usare le espressioni precise di Leopardi, sia comunque superiore alla possibilità di realizzarlo. E questa è una delle ragioni che definiscono la nostra posizione nella realtà. Siamo esseri viventi pieni di un desiderio di felicità e di piacere superiore alla possibilità data di realizzarlo. Secondo Leopardi, la natura stessa ci aveva protetti. Come noi dobbiamo fare con i bambini, così la natura aveva protetto noi dal sapere la verità, dal sapere ad esempio che lo scopo della vita è morire, che ogni esistenza è una sorta di segmento di retta collocato nel nulla, inizia e finisce e prima e dopo c'è il nulla, che siamo degli invisibili animaletti
su un minuscolo granello di sabbia che gira affannosamente intorno a una stella, il sole che sembra chissà quanto grande, ma guardata da lontano è un puntino come sono tutte le stelle per noi nel cielo, e tutto il nostro sistema solare, la nostra galassia, guardati da lontano, sono al massimo un fiocchetto di nebbia nello spazio nero. La natura ci aveva protetto da tutto questo, aveva costruito o alimentato un sistema di illusioni, come le chiama Leopardi. E la cultura dell'umanità, la civiltà, ha rafforzato queste illusioni, ne ha fatto dei sistemi di pensiero, ma progressivamente noi, attraverso l'uso della ragione, cioè facendoci insistentemente la domanda fondamentale, qual è veramente la nostra posizione nella realtà, abbiamo eroso queste illusioni. Abbiamo progressivamente fatto morire quel senso di vitalità della natura, quel senso di significato profondo di tutte le cose che ci circondano e anche la certezza di essere il centro di questo sistema di vita. Abbiamo, con la ragione, dice Leopardi, conosciuto meglio la realtà. La sua posizione su questo movimento si evolve nel corso degli anni, ma infine arriva ad ammettere che il percorso aperto dalla ragione non è un percorso che può più essere abbandonato. Probabilmente è stato un errore, il percorso della ragione ha accresciuto illimitatamente il dolore che caratterizza la nostra condizione, ma ora non possiamo tornare indietro e non dobbiamo tornare indietro. Tornare indietro sarebbe vile. Ora dobbiamo avere, infine, il coraggio di sapere la verità. Un esempio molto alto e anche straordinariamente semplice, intenso nella sua costruzione, lo vediamo nel canto notturno del pastore errante dell'Asia, in cui abbiamo un individuo, il pastore appunto, che Leopardi costruisce come semplificando al massimo i caratteri della condizione umana. Non si tratta di un filosofo, non si tratta di un uomo che vive in un complesso sistema di relazioni sociali. Si tratta di un individuo posto nella condizione di essenzialità di vita sulla terra. E il pastore che cosa fa? Il pastore si chiede chi sono, qual è la mia posizione nella realtà, che cosa significa questo che faccio. E se lo chiede facendo domande alla natura, facendo domande al cielo, facendo domande alla luna. Ma la luna è ormai, per la forza stessa di quelle domande che corrispondono al grande movimento della interrogazione della ragione, la luna è diventata muta, è silenziosa e muta, non risponde più. La natura non parla più all'umanità. Le illusioni che potevano farci sentire la risposta della luna, la risposta del cielo, si sono dissolte sotto la forza della conoscenza razionale. Il pastore quindi scopre qual è la sua posizione, e la conclusione che trae alla fine, dopo aver fatto domande anche alle pecore con le quali viaggia e che appunto da pastore sorveglia, è sconsolante. Nascere, vivere è comunque un male, cioè è comunque destinato al dolore. La nostra specie, questa è la verità, questa è la cosa che dobbiamo, pensa Leopardi, avere il coraggio di sapere, è caratterizzata dal dolore, sospesa nel nulla, vive l'esperienza inevitabile del dolore. Cioè, a giudizio di Leopardi, il dolore non è una contingenza, un evento occasionale o un incidente della condizione umana, ma il dolore è la verità della condizione umana. Proprio per le ragioni che avevano portato Foscolo, pochi anni prima, nei Sepolcri, invece ad affermare la grandezza, l'orgoglio della condizione umana. Cioè proprio perché gli umani sono capaci, durante la loro esperienza, di fare contemporaneamente due cose contraddittorie. Sperimentare con la massima intensità, con la massima consapevolezza, la fine delle cose, soffrire cioè del fatto che una persona amata muoia, soffrire del fatto che una relazione d'amore preziosa si concluda,
che un'amicizia si perda, ma anche più semplicemente, quotidianamente, che una bella esperienza, un bel momento finiscano, che tutte le cose della vita, le belle in particolare, quelle che riempiamo di valori, siano destinate a dissolversi, perché questa è la condizione, no, di fragilità, di caducità che ci caratterizza. Ma facciamo anche un'altra cosa, quella appunto che a giudizio di Foscolo nei Sepolcri ci rende nobili, grandi, cioè proteggiamo con la memoria, proteggiamo con il ricordo le cose che perdiamo nella realtà. Muore una persona che amiamo e noi la piangiamo e continuiamo a ricordarla per tutta la nostra vita. Secondo Foscolo, questa capacità umana di proteggere le cose che finiscono attraverso la memoria, attraverso gesti simbolici, rituali che incarnano una sorta di memoria collettiva, è invece, a giudizio di Leopardi, la ragione principale del nostro dolore. Perché si verifica una specie di spaventosa contraddizione, dice Leopardi, tra il fatto che una cosa non esiste più nella realtà, perché quella persona è morta, quell'esperienza è finita, quel rapporto si è dissolto, e il fatto che noi continuiamo dentro di noi, nelle nostre emozioni, nei nostri pensieri, nei nostri sentimenti, a sentire che quella cosa, quella persona, quell'esperienza è presente, è viva, tant'è che ne proviamo ancora le sensazioni. Allora al tempo stesso quella cosa, quella persona, quell'evento esiste e non esiste, è e non è, non è nella realtà ma è dentro di noi. Da questo deriva il fatto che noi siamo costitutivamente costretti a soffrire e che la condizione umana è costitutivamente una condizione di sofferenza, cioè la condizione di sperimentare il dolore della perdita, di ciò che continua a esistere, ma non c'è più, continua a esistere dentro di noi, ma non c'è più. Noi lo proteggiamo così, ma contemporaneamente quella cosa perduta è la stessa esperienza che si ripete incessantemente nella vita di perdere, del fatto che le cose finiscono, ci rende infelici. Che cosa bisogna fare secondo Leopardi? È possibile forse recuperare una costitutiva capacità di illudersi? Questo non è possibile, non è neanche auspicabile, perché a giudizio di Leopardi, ora arrivati a questo punto della civiltà, dello sviluppo del pensiero, si devono fare due cose, e credo che siano molto importanti per noi, e tutte e due implicano coraggio, coraggio. E naturalmente il coraggio è il modo migliore, anzi, forse l'unico modo di affrontare la paura di cui ho parlato, la paura della risposta alle grandi domande di senso. E il primo modo in cui il coraggio si deve manifestare, a giudizio di Leopardi, è il coraggio di conoscere la verità, il coraggio di darsi una risposta, il coraggio di non nasconderci in modo ipocrita e fanciullesco la verità. Perché i bambini vanno protetti dalla verità, ma gli adulti devono avere il coraggio di guardarla in faccia, sapere che cos'è la nostra vita, sapere che è un segmento di retta posato nel nulla, sapere che siamo destinati a perdere ciò che amiamo e a perdere, prima o poi, noi stessi. Cioè dobbiamo avere il coraggio di sperimentare il vuoto, di fare, per esempio attraverso la grande esperienza della noia, che a giudizio di Leopardi a un certo punto è un'esperienza cardine per capire come esista un desiderio senza oggetto, un desiderio illimitato, come la noia rappresenta, che nulla può davvero riempire e appagare, perché non è un desiderio di qualcosa in particolare, ma è per così dire la condizione stessa del desiderare senza poter avere soddisfazione. Ma non basta il coraggio di sapere e di smetterla di ingannarci. Bisogna avere anche il coraggio di vivere, il coraggio di scegliere, nonostante questo sapere negativo, la vita. E qui diventa decisiva una corretta interpretazione del pessimismo di Leopardi, che non è un pessimismo rinunciatario, non è un pessimismo nichilista, cioè un dire non ci sono valori, nulla importanza, si può fare come ci pare.
ucciderci, vivere facendo del nostro meglio per rendere la vita impossibile agli altri pur di stare meglio noi. No, non è un pessimismo rinunciatario, cinico, nichilista, è piuttosto un pessimismo, come è stato detto, combattivo e perfino un pessimismo etico. È la necessità di sapere che la natura e la condizione umana sono di sofferenza e, per esempio, scegliere di vivere senza aggravare il peso di questa condizione, senza essere ostili agli altri, senza introdurre tra gli esseri umani una competizione, un conflitto che accrescono e di molto lo stato di sofferenza. Ma avere piuttosto il coraggio, a partire dal sapere corretto di come la condizione di tutti gli umani sia infelice, farci carico di una solidarietà universale nei confronti di tutto il genere umano. Questo è un punto decisivo del pensiero leopardiano, a cui Leopardi approda negli ultimi anni della propria vita, ma che ha in qualche modo le radici in tutta la sua riflessione. E avere il coraggio di vivere, dopo aver avuto il coraggio di sapere la verità della nostra condizione, l'inevitabilità del dolore, significa anche avere il coraggio di rinunciare al suicidio. Leopardi su questo è chiarissimo. Il suicidio è un gesto vile che accresce e moltissimo il dolore degli altri. Non abbiamo il diritto di esercitare egoisticamente questa possibilità, perché il coraggio di sapere è anche il coraggio di sapere qual è il nostro posto e la nostra responsabilità nel sistema delle relazioni sociali. Allora, siamo degli animali piccoli, sperduti su un oscuro pianeta che ha nome Terra, ma conosciuta la verità della nostra condizione, conosciamo anche quanto sia importante per ognuna delle persone che abbiamo intorno, che noi si conservi la nostra posizione, che noi si condivida con gli altri, come dice Leopardi, la fatica della vita e si trasformi la responsabilità di conoscere in una responsabilità di vivere in modo socialmente appropriato. Ecco, credo che è per questo, per l'una e per l'altra cosa, che il pensiero di Leopardi sia oggi vivissimo e importante per noi, davvero un grande faro di orientamento. Ed è anche per questo, probabilmente, che Leopardi continua, quando lo si legga, quando lo si incontri, nonostante la propria lingua così distante, volutamente morta, come diceva Leopardi, continua a essere sentito anche dagli adolescenti, anche dai giovanissimi, spesso in qualche modo fraterno, perché è qualcuno che non dice che il dolore così frequente, così profondo a volte nell'adolescenza e nella prima giovinezza non esiste o è una sciocchezza, è una cosa passeggera. No, Leopardi prende sul serio il dolore e dà una risposta a partire da questa serietà. Ci fa sentire importanti.